non è compito mio. Vi chiedo un bel applauso per i ragazzi che sono con noi e soprattutto per lei che rimane per noi la vera Madonna del Liscio. Signori, buon divertimento con i Valentino se stagno ancora qua che si chiama Milla.
grazie, grazie, amici, grazie. Anche se non ti parlo mai, it's not fun.
Thank you.
Thank you.
tutti voi, voglio fare un ringraziamento e dare una spiegazione, perché proprio come ha detto lui ce l'abbiamo fatta, è la mia prima volta ovviamente da quando non sono più nella grande orchestra Bacutti, che saluto, e so che sarà qui fra due sabati, giusto? Mio amico Gianmarco Bacutti, il 23. Esatto, allora dicevo io questa sera dovevo essere qui con tutta la mia orchestra, per la prima volta al Parioli, e ci tenevo proprio tanto. Però voi lo sapete che, buonasera anche agli amici là in fondo, buonasera a tutti, voi lo sapete che l'orchestra è come una squadra di calcio, c'è chi va, c'è chi viene, noi questa volta c'è chi te lo dice per tempo, no? E c'è chi te lo dice, Michele, all'ultimo. Io devo dire che abbiamo fatto qualche cambiamento, dobbiamo fare qualche cambiamento in orchestra, e questo ha portato al fatto che io non ho potuto essere qui questa sera con tutta la mia orchestra, perché i cambiamenti che abbiamo fatto daranno modo alla mia orchestra di fermarsi il mese di marzo per preparare tutto, ma soprattutto ripartire poi come prima, anzi più forte di prima, dal mese di aprile. Grande Matteo! Perché fondamentalmente Matteo è troppo buono! Matteo! Io voglio veramente chiedervi un aiuto per fare un applauso, per un ringraziamento speciale a Michele, perché grande Michele! Sera, come dicevo prima, io dovevo essere qui con l'orchestra, questa sera sono qui da solo, ma non sono solo, vi chiedo un applauso grande anche per questa fantastica orchestra, l'orchestra bravi! forte, e poi non sarò solo, perché poi ci sarà anche un'altra grande ospite, un'altra grande artista di casa qui che conoscete bene tutti quanti, andremo a presentarla dopo. Ora non parlo più, diamo spazio alla musica, però vi voglio veramente scusare e ringraziare, questa era la spiegazione. So che tanti di voi hanno fatto tante domande, io sono sempre stato sincero con voi, sono sincero anche adesso. Abbiamo fatto 2-3 cambiamenti in orchestra, sono cose che succedono, ci fermiamo per 20 giorni e poi ripartiamo più forti di prima e torneremo ancora al Parioli più forti di prima. Grazie davvero di cuore. Grande Matteo! Grazie Michele, grazie a tutti quanti voi. Ti vogliamo bene! Partiamo? Partiamo con una canzone che conoscete tutti quanti, Bugiardo Amore. Grazie di cuore ancora a tutti, buon divertimento, buona serata ancora. Buonasera. Renato Zilio. Grande. Voglio dimenticare.
solamente nell'anima mia. Sei una nuvola quasi magica, le tue mani, la tua fantasia. Mai potrò dimenticare
Non lo so veramente. Comunque, io lui l'ha già detto,
10 di maggio partirò in quella di Ponte Lure con la mia orchestra. Lui ha detto Piacenza, siccome qualcuno ha capito Piacenza d'Adige, no? Non è Piacenza d'Adige, ma è Piacenza, Piacenza, quella vera. Quindi amici, so che è lontano, però abbiamo pensato anche ad organizzare dei pullman che partono dal Veneto, che partono da queste zone. Per chi fosse interessato dopo, venite pure a chiedermelo che vi do idea e vi spiego tutto. 10 di maggio, però questa sera vi vogliamo far ballare perché adesso è troppo tempo che siete fermi e parto con un brano dal titolo Io non mi arrenderò mai, che sia di buon auspicio. Buona serata a tutti, buon divertimento. Francesca Mazzinato, Francesca! Vai, strade di città, tenendo il padre in mano.
sempre da te. Sei un fiume di parole, ben meglio anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio d'approccio cosa c'entra con noi? Provo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, vorrei limitarmi oramai a dirti di sì, fiumi di parole, fiumi di parole, tra noi prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore, se vuoi, se vuoi. Ora parla con lui, ora parla con lui. Bravo Francesco, forza amici italiani. Tu che vivi in un dialetto che non è più mio, io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film, dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole, fiumi di parole, tra noi prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore. Come.
Thank you.
Thank you.
sono stati grandiosi, complimenti anche voi, eh? Vi vedo un po' sudati, eh? Adesso voglio vedere però le file belle schierate, perché partiranno i Valentino Scolipani di gruppo e io e Matteo ci vediamo tra pochissimo, eh? Andiamo a bere giusto il tempo di bere un goccio d'acqua e poi ci vediamo. Thank you.
A cantare due o tre brani in pista vicino a tutti quanti voi. Ritorniamo alle canzoni italiane, questo è un grande successo di Caterina Caselli, insieme a te.
non ci sto più. A ritmo di cumbia, ballerini, li vogliamo in pista, vai! Oh,
Luz.
del mio cammino.
complimenti a Ballerini, grazie. Ragazzi, una grande canzone italiana, Renato Zero, ancora più. Non è mai facile un ritorno, non è impresa da niente. Ma finalmente arriva il giorno che tu fai pace con te. Certezza in seguire un canto, anche se per gli altri sarà follia. Lo dico, one, two, three. Ad occhi chiusi non riconoscerei la mia prima volta, ma quei sorrisi e quella sincerità. Ci sei più, resta il silenzio.
Grande, grande di cuore a tutti quanti voi, un grazie ancora a Michele Michele, Valentinos, vi chiedo ancora un applauso grande, per noi è un grande piacere tornare al Parioli e essere qui al Parioli insieme a tutti quanti voi, è sempre uno spettacolo veramente Michele. Grazie, a questo punto Matteo. Io non so più come. Dai Matteo che ti presentiamo come giusto che sia. Certo. La giustificazione l'abbiamo data, quindi noi ti aspettiamo qui al Parioli con la tua bella orchestra ad ottobre. Nel frattempo però vogliamo proclamare tutta la nostra amicizia e soprattutto tutta la nostra ammirazione nei confronti proprio della sua voce, della sua persona, di questo giovanissimo artista italiano. Vi chiedo un bel applauso per Matteo Bensì! Fantastico veramente, grazie, grazie davvero di cuore. Allora, voglio presentarvi una canzone che si sente poco ultimamente, ma è un brano che conoscete tutti quanti voi. Fa parte del nostro nuovo disco, nuovo CD, che è un CD, una raccolta di canzoni di successi popolari che hanno fatto il giro di tutto il mondo. Questa la conoscete tutti, si intitola Delilah, la nostra favola, la cantava Jimmy Fontana, questa sera la cantiamo tutti noi. Signori, la nostra favola, eccola qua, prego. Oh,
spettacolo. Grazie davvero di cuore, ragazzi, a tutti voi. Prego, Francesco. Allora Matteo, intanto visto che qualcuno me l'ha chiesto, i Debian per partecipare al 10 di maggio li ho portati qui al palco dell'orchestra, quindi venitene pure a prendere, sono gratis, non si paga niente. Non ti sono abbiamo lì. Ancora presentato, Francesca. Allora aspetta, torna indietro e la facciamo giusta, perché sennò... Signori, dobbiamo presentare questa donna meravigliosa, noi siamo onoratissimi di averla, fa parte della nostra terra, come diciamo abbiamo le patate, abbiamo il grano e qui al Parioli abbiamo Francesca Mazzuccato, ci vuole un grande applauso! E poi è naturale ancora perché le bagutiane si fanno il silicone, ma lei non ancora, quindi... Non ho bisogno io di silicone, tesoro. No, per adesso no, però... Per adesso no, per il momento sono, per fortuna, sono a posto così. Signori, facciamo un applauso però a Michele, Michele, il pallottino di casa. Ma sono anche molto emozionata perché ogni volta che vengo qua mi emoziono. Sì, ma lo so. Signori, Francesca Mazzuccato naturale, top come la mozzarella, la sea, è la mia legoma sta qua. Posso dire una cosa ragazzi, posso dire, te l'ho detto quando sono arrivato, mi siete mancati. Io mi sto divertendo come un matto, è solo. Visto che non sono mia legoma, vabbè. Io dico anche in Veneto, posso dire in Veneto stasera? Sì! Nel suo casa, ogni tanto parlo per me diretto. Allora amici, questa sera come dice la D'Urso vi voglio cantare una canzone con tutto il mio cuore. Ecco chi arriva. Signore, che do il cuore con quel cuore la grande Rita Pavone. Qui mi dovete aiutare su voi. Ah!
casa tua, sei a casa tua. Come prima? Vabbè, prima sì, però con la mia orchestra a settembre. A settembre con la mia orchestra, no, a maggio. A maggio, dopo aver... Subito, subito. Quindi, dopo aver debuttato... Inauguro l'orchestra mia in Veneto, proprio qui al Parioli, ragazzi. Fate un applauso. Comincia a avere un po' di telesina, ragazzi. Poca di Teresa. E noi invece ci saremo ad ottobre, giusto Michele, ad ottobre. Torneremo a parlare di Matteo Bensi ad ottobre e quindi noi saremo felici di vedere questa nuova generazione dei pagutiani. Ecco. Grazie davvero di cuore. Io a questo punto cediamo la linea a Michele. Michele, i ringraziamenti li abbiamo fatti prima, ma un grazie grande va sempre a tutti quanti voi per l'accoglienza fantastica che ci avete riservato. Grazie davvero di cuore. Noi ci stiamo divertendo come i matti e mi auguro lo stesso valga anche per noi. Noi torniamo tra circa una ventina di minuti per continuare insieme ovviamente la serata. Grazie. Ancora un bel applauso ragazzi a Matteo Bensi e Francesca Mazzucato. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. E sicuramente grazie anche alla nostra Eterea Milla, guarda qua, mamma. Più famosa delle MS, vero o no? Facciamo un applauso anche a Milla, sta prima donna meravigliosa. Grazie. Un fascino bastardo quello di Milla, ma che scopriremo anche nel corso di questa notte insieme in Valentina. Ti spogli dopo, ti fai lo strippo come una volta o no? Mai più. Ecco. Camerò così tanto. Che spettacolo. Per tutta la vita. Milla, mannaggia, non si spoglia, porca miseria. L'applauso del Parioli dov'è? Tengo però la giacca allacciata perché dalle ultime volte che venivo al Parioli, quando ero ancora con l'orchestra Pagutti, avrò messo su circa una decina di chili. Vuol dire che le mani meglio? Mi trovo bene, sì, sì. È il matrimonio, ragazzi. A questo punto, ragazzi, noi riprendiamo. Riprendiamo con una canzone che fa parte del mio nuovo disco, riprendiamo Tempo di Cumbia, un brano che si intitola Un bacio a te, un bacio a tutti voi. Eccola qui, partita ragazzi, sempre le nuove canzoni. Si riparte, sempre insieme questa sera al Parioli. Tu sei la zona.
penso a te ed un altro se tu mi chiami amore, dove importa che tu mi dica sì con le tue parole, io ti amo e poi voglio solo che non c'è amore io, sai che troverei tutto il tempo per dedicarmi a te. Un bacio a tutti voi. Yeah.
nuovo CD si intitola Caro Amore a tutti quanti voi. Thank you.
così, come un fiume in piena che mi conduce fino dentro al mare. Quegli errori che con te non vanno di certo più, a me basta solo il tuo sorriso. Sei bellissimo, lo sai, amore, come un sole che dà luce a questa vita mia, che sarà per sempre. Sei la mia felicità, la forza che mi dà speranza nuova, non ho più paura. Sei la luce, l'allegria, quel poco di follia, la medicina che mi fa guarire. Sei la mia felicità, la forza che mi dà speranza nuova, non ho più paura. Sei la luce, l'allegria, quel poco di follia, la medicina che mi fa guarire. Siete voi, grazie. Brava. E allora arriva un altro brano, signori. Io di strada ne faccio tanta, di solito in macchina, però questa sera devo dire che ho camminato. I grandi successi italiani, Michele Maisano. So che l'avete fatto anche prima, ma la rifacciamo lo stesso. Dai, dai. Pronti, ballerini? Dai, dai, dai. Ho camminato tutto il giorno. Yeah.
Io direi di fare un bel tango e poi riprendere ancora con le canzoni, un tango un po' che non lo facciamo, il re dei tanghi, la cumpa sì.
canzone di una volta che conoscete tutti, a tutte le donne, per una donna. Aumentiamo il ritmo, questa però la cantiamo tutti quanti insieme. Partite pure ragazzi, a tutte le donne. Poi Francesca tocca a te, eh? Una per una. Eccola qua che arriva, la benissima. Olè! Così facile imporre in un cassetto amore sentimenti, li senti che respirano nell'aria, nella tua stanza vuota insieme, ti senti strano e non riesci a capire, e parli con te stesso come un pazzo, ti girano i pensieri senza senso, tristezza che soltanto scordarlo, non mi guardare come fa.
si può, grazie di cuore, la mente fa e c'è distrarmi.
Yeah.
ragazzi, davvero. Grazie a tutti quanti voi.